ragazzi, come va? Io sono Alexnox e oggi siamo in una nuova review. In una review, forse è la prima review che sto facendo. È possibile che questa sia la prima. E niente, oggi vedremo il cubo di Cube Twist, della marca Cube Twist, o della casa produttrice, non lo so, della marca Cube Twist, il mirror tricolor, perché ha tre colori, molto ovvio. E niente, cominciamo, è un mirror, perciò ora ve lo faccio vedere, cominciamo. Allora, possiamo cominciare, questo è il cubo, questo è il dov'è? Qua. Questo è il cubo, vediamo se è venuto a fuoco, così si legge. Cube Twist, sì, effettivamente Cube Twist, un mirror, è un mirror, vediamolo. Lo dico 200 volte, mirror, è un mirror. E allora, questo è un mirror 3x3, è un mirror 3x3, oddio, la moto. Questo è un cubo 3x3, la modificazione di un cubo 3x3, mirror, l'ho detto già 50 volte, e ha tre colori, come potete vedere. Il giro, parliamo del giro per in questo momento. Gira bene. All'inizio, quando l'ho comprato, cioè quando mi è arrivato, l'ho detto anche nell'unboxing, girava in maniera molto... era molto stretto, era un po' duro tutto, cioè girava molto, molto duro. Però, quello che ho fatto è stato prendere un paio di strumenti, per esempio, questi due, e ho semplicemente fatto un giro, cioè 360 gradi, per ogni vite, cioè ho fatto tipo così, ora vi faccio vedere velocemente, ho fatto così, ho detto va bene, apriamo questo, e ho fatto... e ho aperto qui. Qui non posso aprirlo. Da dove lo posso aprire? Me lo puoi dire? Ecco, da qui. Vedete? Da qui sì che lo posso aprire. Così, così. Non so se è messo a fuoco, però io lo apro da qui. Ecco. E ho aggiustato questa vite. Questa vite si chiama vite in italiano? Non lo so, però ho aggiustato questa cosa che è qua dentro. Una volta che ho fatto questo, ho fatto un giro di 360 gradi per ogni centro, per ogni vite, per ogni coso di questi. Quello che ho fatto è stato di girarlo un paio di volte per dire funziona, funziona bene. E sì, infatti gira molto meglio. Ora vediamo se ha taglio d'angoli, vediamo se è flessibile questo cubo. Vediamo se ha una flessibilità bella. E guardate come taglia un po' d'angoli. Ha un po' di taglio d'angoli. Un corte di esquinas. Ce l'ha un po', vediamo taglio inverso. Ce l'ha un pochino, cioè poco, se no si blocca. Però gira bene. A parte questo, i colori, stickerless ovviamente, cioè non ovviamente, potrebbe non esserlo, però è stickers. Questa versione, secondo me, credo che soltanto c'è versione stickerless, non c'è la versione con stickers. E vediamo come sono questi colori. Il bianco è molto bianco, diciamo che, vediamo, abbiamo qui una scatola di Z-Cube, aspettate un secondo, che è bianca, e vediamo, cioè è bianco, e allora... A parte il colore bianco, abbiamo questo blu, che è un celeste, però un celeste che tipo, prendete il colore celeste, mettete un po' di bianco, un pochino, e arriva, c'è questo colore blu, celeste, un po' chiaro, biancusco, non so come dirlo, però abbiamo questo colore, che non so se ho qualche altro colore blu qui, un altro cubo. Per esempio un 2x2 di Shang Show, guardate questo blu, vedete? È un celeste, però questo celeste... tira, cioè porta, cioè se ne va verso il bianco. Non so come spiegarlo, però questo è il colore. Qua abbiamo due Pluto Shang Show, possiamo mandarlo via fuori. E questo è il colore. Poi abbiamo il colore rosa, che forse non ho nessun cubo con colore. No, sì, ce l'ho. Ho qui un 3x3 One Long, che abbiamo qua un colore rosa, e vediamo. Cioè, sono uguali praticamente, sì, sono uguali. È lo stesso colore, questo è un Moyu One Long, UJ One Long. E questo di qui è Cube Twist, come sapete, come vi ho già spiegato, è praticamente lo stesso colore, perciò fuori anche tu. Abbiamo parlato del giro, che era un po' stretto e l'abbiamo aggiustato, abbiamo parlato anche dei colori, i colori vanno bene, abbiamo parlato del fatto che ha un po' di taglio di angoli, cioè è flessibile, o ha una piccola flessibilità, neanche tanta, però gira bene. Il prezzo, what? Questo non si deve vedere. E allora, il prezzo, diciamo che è molto economico. Costa $3, cioè più o meno, se sono un po' meno di 3 euro, però io l'ho comprato in un'offerta, ogni giorno ci sono offerte su Lightake, l'ho comprato su Lightake, e mi è costato 2 qualcosa, però poi c'è da pagare la spedizione. E questi sono, cioè costa di più, ho comprato un pacco, ogni spedizione di ogni cubo poi si aggiungeva al carrello, si aggiungeva anche il prezzo della spedizione, non so quanto costa la spedizione per l'Italia. So che... mi è costato 3 euro, cioè quasi 3 euro più spedizione, mettiamo 5 euro, mettiamo come massimo, può essere anche di più, può essere anche di meno, però vi posso garantire che costa 3 euro il cubo da solo, senza spedizione. Poi ovviamente dovete cercare voi, dipende da dove siete, se siete in isola, se siete secondo dove abitate voi,
e vedere quanto, se il prezzo va bene per voi o no. A me è un cubo e io comprerei qualsiasi cubo, perciò l'ho comprato, molto economico, mi piace. Lo consiglio? Yes! Io consiglio questo cubo perché se non collezionate cubi, potete comprare o quello classico. Come questo, per esempio, che è un mirror con stickers base nera. Sì, vi consiglio di comprarvi uno di questi. Può essere Shengshou o un'altra marca, questo è Shengshou. Gira bene, anche un piccolo taglio d'angoli. Cioè, un po' anche se questo forse è meno flessibile di questo. Però vi consiglio di prendere questo, cioè uno classico così, se non collezionate cui. Perché alla fine è quello classico, quello che, non lo so, che è più impressionante alla vista, dici oh wow! Invece questo è più, non lo so, questo sembra più di, non lo so, di plastica? Non so come spiegarlo. Sembra più tipo di una qualità bassa, anche se questo ha un giro migliore. Piccolo, poco, ma migliore di questo. E allora, vi consiglio di prendere questo se non collezionate qui. Se avete la collezione vi consiglio di prendere questo Cube Twist, perché va benissimo, gira bene, non so se ci sono altre marche che hanno questi modelli così. Se ci sono, non le provate, però quel Cube Twist... Sì, appena proverò le altre, se esistono altre mi devo informare, vi dirò, farò qualche review se lo prendo e vi dico se va bene o non va bene. Questo lo porto via. Come si risolve questo cubo? Si risolve come un mirror 3x3 qualsiasi. Si risolve così, cioè un 3x3, dovete cercare semplicemente le forme, quelle più alte, quelle più basse. Questo è più semplice di questo perché queste sono tutte forme, cioè si risolve in base alle forme e non in base ai colori. Invece qui tu sai che la faccia superiore, lo strato superiore è rosa, lo strato inferiore è bianco, lo strato centrale è blu, e automaticamente se lo risolvi, ce lo risolvi a strati, ed è facilissimo risolverlo. È più semplice di uno di questi, secondo me. E si risolve, come dico, come un 3x3 normale. Potete utilizzare gli stessi algoritmi, perché è un 3x3 alla fine. E non ha, questo qua non ha orientamento dei centri, a differenza di questo, per questo anche questo è un po'... Questo è un po' difficile in paragone a questo, perché questo ha orientamento dei centri. Scombiniamolo un po', che non ho scombinato nell'unboxing, scombiniamolo, vediamo come si vede quando è scombinato, è bellissimo, ve lo devo dire. E guardate com'è bello, è troppo bello, guardate, è incredibile. Nel senso, è molto strano vederlo, cioè, se scombiniamo un 3x3 mirror normale, è più, cioè si confonde, non confonde di più, è più omogeneo, diciamo, cioè tutti i colori, cioè ha lo stesso colore in tutti i lati, e cioè se lo vediamo così è la stessa cosa, però perché vediamo tutti i colori sempre uguali. Però se prendiamo questo, lo prendiamo così, vediamo che qua abbiamo blu, qua abbiamo bianco, qua abbiamo rosa, però se lo giriamo può essere che abbiamo più rosa, più bianco, meno blu, va bene? Cioè non so se si è capito questo concetto. È più interessante da vedere, se parliamo di colori, se parliamo poi di forme, soltanto forme, cioè non lo so. È che tutte e due hanno delle caratteristiche completamente diverse, cioè sono uguali, si risolvono nella maniera uguale, quasi, però visivamente, questo è bellissimo per il fatto che ha dei riflessi, che ha orientazione di centri, che ha una superficie in una maniera, però questo qua ha dei colori diversi, e questo chiama molto, cioè se tu metti tutte e due, la gente dice, oh wow, guarda questo, ma poi, oddio, sono sporco, però poi dicono, oh wow, guardate questo che ha tre colori, cioè non lo so, poi dipende dalla persona ovviamente, però... È bellissimo, ve lo posso garantire. Guardate com'è bello. E io ho finito. Oddio, scusami. E io ho finito per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto un sacco. Se così vi piace, condividete con i nostri amici. E ci vediamo un altro giorno. Yes! Adios.